qui a Torretta, quinta edizione del Presepe Vivente, una manifestazione che coniuga cultura e religione. Ci troviamo nel vecchio borgo antico di Torretta, dove inizia e dà inizio a tutto il paese. Dal 2014 abbiamo creato questa bella iniziativa per continuare a trasmettere le nostre tradizioni. Quindi quello che vedrete, quello che c'è, è tutto quello che si produce e si continua a tramandare a Torretta. Il vecchio borgo antico risale al 1600, sono stati i primi abitanti di Torretta e da qui nasce Torretta. Ringrazio l'associazione, anche se io sono il presidente della Pro Loco, ringrazio l'associazione in capo comune che si è interessata a iniziare questa bella tradizione che Torretta ne era priva. Oggi abbiamo tanta voglia di costruire, tanta voglia di tramandare, tanta voglia di iniziare. Non sono tempi felici, ma cerchiamo nel nostro piccolo di rendere anche altri sereni. Questo era un ultimo brano che ho appena registrato e quindi lo sto riproponendo per la prima volta quest'anno. Noi sempre gratuitamente diamo il nostro contributo, noi della banda cittadina di Torretta, perché siamo innamorati di questo paese e per quelle iniziative che è riuscito a produrre siamo grati e fieri che anche senza contributi possiamo mantenere. A lei cosa rappresenta? Il podestà, diciamo, ottocentesco. Diciamo, riprendiamo le nostre tradizioni anche per fare vedere alla nuova generazione come si viveva un tempo e le mentalità che si sono tramandate, diciamo, ai giorni d'oggi. Stavo facendo le amiche, queste servivano per infasciare le legna, per infasciare il feno, per infasciare tutto, perché facevano il cambio della corda, facevano i scupe per scupare a terra, facevano un crino per fare i matarazzi, che si dormiva bene. Mio nonno dormeva in capunna, queste e capò 102 anni e 3 mesi. Grande affluenza di pubblico, cosa ne pensa? A Torretta abbiamo proprio i luoghi adatti per fare questa grande manifestazione, questo Presepe Vivente. Come voi state ammirando queste case rimaste intatte da più di 150 anni, 200 anni, io da ragazzino vivevo in questi luoghi, in vacanza, anche poi di festivo, ed è una bella realtà che Torretta merita, ma merita molto molto di più. Sempre a Torretta, ogni anno, alle spalle di Montecuccio, io cresciuto a Baida, non posso mancare. Un comprensorio che mi è davvero caro, tra l'altro quest'anno sono riusciti davvero con il coinvolgimento della banda, delle associazioni, della Pro Loco, del parroco che sta facendo un grande lavoro, a mettere su un'iniziativa che ha il sapore del passato e che riesce bene a coniugare anche qui a Torretta la tradizione, la cultura e il rito religioso.